Mostra dell'artigianato artistico abruzzese di Guardia Grele dall'1 al 20 agosto, come sempre, da 41 edizioni. 41, ma non li dimostra, ha dichiarato il sindaco della città, Sandro Salvi. La mostra dell'artigianato è come una bella donna. Quest'anno fa 41 anni, ma ogni anno è più bella dell'anno precedente, si rinnova. La mostra dell'artigianato artistico abruzzese non dà soltanto spazio a maestri artigiani affermati, ma anche a tanti giovani. Ed è questo un argomento particolarmente sentito dalla Fondazione Carichieti, qui rappresentata dal presidente Mario Dinisio, tra i più grandi sostenitori di questo evento. Ieri in commissione che io presiedo abbiamo individuato un primo premio per i lavori degli studenti di studi d'arte, che i nomi li vediamo dopo noi, di un ragazzo che ha fatto un lavoro veramente molto molto importante del nord Italia, adesso non sto a dire di dove, ma insomma, ma posso anche dire di Gorizia. Quindi pensi un po', quindi veramente una cosa importante. Una mostra, quella dell'artigianato artistico abruzzese di Guardia Grele, che punta decisamente alla qualità. Gianfranco Marsibiglio, presidente dell'ente mostra. Abbiamo avuto un ottimo riscontro da parte degli artigiani abruzzesi, ai quali prima della mostra a gennaio avevo chiesto di venire con prodotti di qualità. Ed in effetti sono contento. Questo è un posto dove uno deve venire per apprezzare le bellezze, le opere che gli artigiani fanno, che fanno con le mani, ma le fanno con il cuore, le fanno con l'anima. Per la sua continuità l'ente mostra punta a trasformarsi in fondazione, ma intanto dalla regione arrivano altre incoraggianti notizie. Ascoltiamo Alfredo Castiglione, vicepresidente della giunta regionale. Gli strumenti possono essere i poli di innovazione, possono essere i contratti di rete, potrebbero essere soluzioni anche più semplici, mi rendo conto che sono soluzioni nuove, ancora un po' burocratiche, bisognerebbe olearle, ma puntare sulla bottega scuola, sui comparti più snelli, sui comparti dove gli stessi artigiani del comparto artistico diventano protagonisti. Ci stiamo lavorando con una rimodulazione, lo dico agli amici che ci stanno ascoltando, del fondo unico, che sono le uniche risorse assieme a quelle della Comunità Europea, non possiamo disporre di risorse endogene, penso di fare dei provvedimenti che vanno in questa direzione.